Amici di Ritornate.it, buonasera. Vi stiamo viziando, decisamente viziando, con degli ospiti ogni volta più autorevoli e prestigiosi della puntata precedente. Stasera con noi un grande, grandissimo pilota ed un grande, grandissimo giornalista. Veramente un curriculum incredibile, quello di Emanuele Pirro. Potremmo fare mattina a raccontare il percorso agonistico di un driver capace di partecipare ad oltre 500 eventi da corsa. Ovviamente le stelle più lucenti nel suo palmarès sono le 5 vittorie a Le Mans, ma 2 volte anche vincitore della American Le Mans Series, poi 2 volte campione italiano karting, 2 volte campione italiano super turismo e poi vincitore al Nürburgring a Daytona. Beh, diciamo che tutto, ma proprio tutto, il più bel palmarès che un pilota possa sognare per se stesso, F1, eccetto la F1, è davvero stato oggetto del percorso agonistico del nostro grande Emanuele, che ringraziamo per essere con noi. Ciao Emanuele. Ciao, ciao, ciao a tutti Bene, e quanti. non potevamo non tornare ad avere con noi un altro special guest, un giornalista, una prima firma non solo di Autosprint, ma di tutto il motorsport mondiale, un poeta prestato per fortuna nostra al motorsport, Mario Dondini. Ciao, grande Mario. Ciao, ma tu sei l'unico al mondo che mi pronuncia Mario Dondini, è incredibile. Dondini? Comunque, sì, sa di sì. Mamma, mi sono preso il primo semaforo rosso. Mamma no, ma è molto svizzero, ma può andare, cioè non si sa, va benissimo. Ok, perfetto. Mario Dondini, bene. E vai. E allora, la Formula 1, diciamo che ci ha consegnato da poco il suo epilogo, che è lo stesso, ai noi, o fortunatamente per chi è suo tifoso, da tante stagioni. Lewis Hamilton è ancora una volta campione del mondo, la Mercedes è ancora una volta al top fra i costruttori, hanno battuto tutti quelli che erano il record dell'epopea rossa, si apprestano veramente a riscrivere nuove cifre, sempre più ridondanti. Comincerei io con Emanuele Pirro. Un commento a quella che è un'epopea che fa rima con egemonia, Emanuele. Non si riesce davvero a contrastare la Mercedes. Purtroppo nel mondo di oggi, quando uno inizia ad essere forte, attrae risorse anche da altre entità. Perciò, paradossalmente, è come un effetto palla di neve: più rotoli e più aggreghi. Sia finanze che risorse umane, e perciò ti trovi ad essere sempre più forte. Io sinceramente ho sempre creduto nella meritocrazia, e quello che ha fatto la Mercedes è proprio una costruzione di un dominio, come se fosse un palazzo mattone su mattone, cominciando da solide fondamenta. Se vi ricordate, loro hanno acquistato un team, hanno cominciato bene ma non benissimo con Michael Schumacher, ma secondo me la pedina più importante di tutto questo percorso è stato Toto Wolff, che a mio avviso è forse uno dei più grandi manager di tutti i tempi, perché è uno che riesce a mettere insieme le risorse umane e a far tirar fuori il meglio da ogni persona. Non credo che in Mercedes ci siano i migliori in tutti i campi, ma è un sistema che rende tutti i protagonisti, li mette in condizione di lavorare al meglio, in armonia, con spirito costruttivo, e viene fuori quello che vediamo tutti. Le giornate no diventano miracolosamente giornate sì, per un colpo di coda di qualcuno, per un colpo di genio. Questi colpi di geni avvengono solo quando un sistema funziona. Vi ricordate quando Schumacher nel suo periodo d'oro alla Ferrari vinceva le gare con una, due, tre, quattro pit stop, e il lunedì si stava tutti ad analizzare la migliore strategia. Probabilmente
non sempre la strategia era la migliore, però quando sei così forte riesci sempre a far girare le situazioni a tuo vantaggio. Sarà difficile batterli. Per fortuna lo sport ci insegna che dopo un po' anche i più bravi, anche i più determinati, anche i più forti cominciano a mostrare un po' il fianco e prima o poi questo avverrà. Mario, cosa dire? Davvero, cioè, è molto probabile che il loro sistema di lavoro sia evidentemente il più funzionale all'accrescimento di talenti già evidenti e diciamo alla fuoriuscita delle proprietà di ognuno nel migliore dei modi. Un esempio di questo potrebbe essere il nostro Aldo Costa. Aldo Costa, insomma, andò via dalla Ferrari, voglio dire, con qualche ombra, non del tutto giustificata, e invece poi in Mercedes ha trovato una sua collocazione precisa, si è tolto parecchie soddisfazioni e ha contribuito sicuramente molto efficacemente a quello che è stato un percorso brillante che abbiamo sostanziato poc'anzi. Tu come vedi questo asset Mercedes e questa capacità di davvero massimizzare le performance di ognuno? Ma io credo che Emanuele abbia tracciato un quadro assolutamente veritiero e dettagliato della realtà. Aggiungo anche che evidentemente se loro prendono Aldo Costa, che improvvisamente diventa ipervincente, se prendono anche James Allison, che la Ferrari aveva lasciato libero con bravissimo, perfetto, con tanta anche entusiasmi, e lì si trasforma in un altro genio della lampada. Cioè, verrebbe quasi da dire che loro hanno una capacità immensa di fare sistema, e all'interno di questo sistema riescono a valorizzare il singolo rendendolo perfetto ingranaggio, senza per questo sminuirlo, ma nello stesso tempo esaltando le capacità di ciascuno di fare squadra. Io credo che ci sia un sistema fantastico. Io credo che siamo di fronte alla più gioiosa, grande, vincente macchina da guerra mai vista nel mondo delle corse moderne. Però a questo punto vorrei dire una cosa brutta, perché come dire, cerchiamo anche di contrapporci, cerchiamo anche di dire qualcosa un po' fuori dai canoni. E io voglio dire, vedi, faccio un esempio con un'altra grande, gioiosa, meravigliosa macchina da guerra, che è stata l'Audi di questo signore qui. Pensavo che parlavi della Juventus in qualche modo. Ah, no. Non so perché. Non m'azzardo a sconfidare, c'è nel motorsport, anche perché poi insomma sulla Juventus, se no scateniamo, dividiamo l'Italia in due. E magari l'inferno più IVA, mamma mia, che facciamo. Ecco. No, volevo dire semplicemente la contrappongo all'Audi, no? L'Audi di Wolfgang Ulrich, ma anche di Bira, Arboretto, Capello. Cioè, potrei cominciare con Capello, insomma, con tutta una sequela di nomi meravigliosi che sembrano quasi quelle formazioni che poi allo stadio tutti dicono ogni volta che ne sentono uno, quindi vabbè. I Dream Team, diciamo, dai. Quindi c'è stata, allora, Audi in Endurance per 15 anni e Mercedes in Formula 1 per 7. Diciamo 14 ad oggi, quindi siamo già a 6 anni e 7 titoli. Rappresentano più o meno qualcosa di equivalente, però con una grande differenza. Perché mentre tutti noi appassionati di motorsport siamo grati a quell'Audi, perché ha salvato l'Endurance, perché se non ci fosse stata l'Audi in quei 15 anni lì, non ci sarebbe mai stato il picco delle LMP1 ibride, eccetera. Cioè, è riuscita a tenere in piedi una categoria investendoci sia in Europa che in America che alle mani. Cioè, ha riportato la gente ad appassionarsi, ha riportato gli stessi giornalisti, ha riacceso un circolo virtuoso che poi ha richiamato altri avversari, e c'è stato un picco. Vabbè, adesso oddio, no, basta con i picchi e con i grafici che ci ricorda qualcos'altro. Però, insomma, volevo dire, io l'Audi di Wolfgang Ulrich l'ho un po' conosciuta perché sono stato invitato lì con loro, cioè, era un clima cioè, erano dei geni, erano dei piloti professionisti meravigliosi, ma riuscivano a essere anche degli amici, e hanno dato tantissimo allo sport.
Beh, però Mario, sai, paradossalmente quello che tu dici è verissimo. Però adesso ci deve dire che cosa pensa della Mercedes, perché questa ecco. È la parte 1. E quella è stato un parte virtuoso. Quello è stato, questo purtroppo è un dominio accertato da un regolamento che improvvisamente loro arrivano nel 2010 e finiscono nel 2013 con l'era dell'aspirato, sì. E vincono due o tre garette, riescono ad avere qualche favore, qualche testa di gomme strano che non dovevano fare, insomma fanno di tutto le autorità sportive per tenerli un po' su, perché Mercedes non può fare la figura del piscuano, in poche parole, però fanno sì. Un po' fatica. Schumacher si rovina la parte finale della carriera, anche se fa delle bellissime cose, la pole finta a Monte Carlo, il podio a Valencia, insomma, però morale della paura, per Mercedes non va. Poi improvvisamente diventa una gioiosa macchina da guerra, e con un regolamento fatto su misura, perché l'ibrido, il turbo ibrido, era un tipo di formula che metteva loro in vantaggio di 2 anni su tutti, improvvisamente diventano i geni della lampada. Ecco, è tutto vero quello che ha detto Manuele, però ci aggiungo che da un aspetto politico, quell'Audi di Ulrich era un Audi che era forte, ci credeva, e all'inizio ci credeva da sola e ha dato tanto allo sport, all'endurance. Questa Mercedes, viceversa, mi sembra che sia stata molto messa in condizione di vincere da un punto di vista regolamentare, partendo anche da una certa debolezza della Ferrari, che ha accettato il turbo ibrido che non avrebbe mai dovuto nella sua vita, insomma, perché poi c'è bisogno. E quindi secondo me è un pochino avvantaggiata. Poi, e chiudo, per la seconda volta, come era accaduto nel 2009, che Ross Brawn è andato a fare il tema del compito in classe e sapeva, e era sia professore che studente, perché sapeva il tema, insomma, l'estrattore a doppio buco della Brawn GP che vince il mondiale, non l'ho inventato io. Lo stesso Ross Brawn, guarda caso, è l'uomo di contatto tra federazione, tra commissione che fa i regolamenti, e ancora una volta è quella Mercedes che improvvisamente diventa geniale, geniale lo resta. Quindi ti dico, viva l'Audi di Ulrich, e la Mercedes non mi sta altrettanto simpatica per i motivi che ho spiegato. Ho finito. Posso fare l'avvocato del diavolo? Sì, beh, sì. Assolutamente sì. Rispondo un po' con il, come posso dire, con, nel modo in cui, con il mio carattere che mi ha accompagnato durante tutta la carriera, cioè quando c'è qualcosa che non andava bene, la prima domanda che io mi sono sempre fatto è cosa avrei dovuto fare per far meglio, anche se magari non era colpa mia, però questa domanda e la risposta data con la maggiore obiettività possibile mi ha veramente aiutato, cioè anche se apparentemente il non buon risultato non era dovuto a qualche mio sbaglio o a qualche cosa. Il sistema Formula 1, come sappiamo e come sai Mario, i regolamenti vengono approvati all'unanimità dal Formula 1 Working Group, perciò secondo me è vero che la Mercedes ha beneficiato, perché loro sono partiti, come si dice, con il piede giusto e conoscevano magari lo sparo della pistola prima degli altri, la pistola che dava il via, intendo, facendo una metafora con l'atletica leggera. Però è anche vero che in tutta onestà i regolamenti sono stati condivisi da tutti, perciò se qualcuno aveva, si sentiva impreparato o aveva qualche dubbio, gli strumenti per alzare il dito e dire non mi va bene ce l'aveva, perciò secondo me loro hanno fatto un lavoro straordinario. Come ho detto prima, uno dei proverbi che mi piacciono di più è il pesce puzza sempre dalla testa, e in questo caso secondo me il pesce odora dalla testa, perché a mio avviso è Toto Wolff che piano piano ha implementato una cultura che era anche estranea alla Formula 1 prima del suo arrivo. Allora, io giusto ieri mi sono trovato a confrontarmi con parecchi ingegneri, che per me è pane quotidiano, no? Io ho passato una vita accanto agli ingegneri e ingegneria, quindi mi sono confrontato con questi giovani professionisti e mi hanno detto, guarda, in Germania c'è un sistema di lavoro, una mentalità, un approccio che è assolutamente superiore a quell'italiano, assolutamente.
qualunque molto inglese, perché è divisa tra Brackley e Brixworth. Sì, esatto. Sì, non c'è molta poca Germania, cioè, sinceramente. C'è poca Wehrmacht. Però è l'imprinting tedesco che c'è, capito, nel... per quanto ci sia una forte impronta britannica, comunque la fusione del credo anglosassone e del modo di fare tedesco, teutonico, secondo me ha inciso parecchio poi in quelle che sono le altissime performance, capito? Perché poi sono performance costanti nel tempo, no? Insomma, Schumacher diceva che fosse bravissimo a fare un lotto di giri tutti al top. Questi sono capaci non solo di vincere un anno, non solo di vincere due, ma di ripetere le annate davvero con una regolarità incredibile e tutte ad altissimo livello. Ora io vi rimbalzo un altro motivo di interesse, no? La Ferrari acquisì Vettel dopo l'epopea Red Bull, quando Vettel vinceva pure quando non correva, quindi si pensava che fosse lui il deputato a battere il record di Schumacher. Poi Vettel, un po' per limiti suoi, tanto per limiti di una Ferrari non sempre competitiva, non è riuscito a estendere il suo trend vincente. Ecco, Hamilton, come lo possiamo catalogare in questo momento, visto che guida la macchina più vincente in assoluto, insomma, seconda soltanto a quella che il nostro Emanuele ha guidato tanti anni fa. Ecco, possiamo considerare anche nella gamma di circostanze in cui vederlo in azione il fatto che sceso da quella macchina non sia più così implacabile? Prego, Mario. Mario. No, Mario. Che a te ti scappa da ridere. Noi sappiamo bene che la Formula 1, pure se è uno sport di singolo, perché sul podio ci va una persona sola, è uno sport di squadra a tutti gli effetti. Perciò sarebbe limitativo dire che tutta la differenza la fa una persona sola, che sia un ingegnere, che sia un team manager, che sia un pilota. Perciò è chiaro che se andiamo a cercare l'equazione, se scorporiamo Mercedes da Hamilton, che cosa succede? Hamilton continua a vincere, Mercedes continua a vincere. Probabilmente, anzi sicuramente si indeboliranno o si indebolirebbero tutte e due, perché a oggi secondo me Hamilton è il pilota più forte che c'è nella Formula 1 di oggi. Non solo forte come tempi sul giro, ma lui ha oramai un'intelligenza, una forza interiore, una capacità di capitalizzare, di ottimizzare. Abbiamo visto l'ultimo Gran Premio, dove veramente contava non solo il talento, non solo la velocità, ma contava la saggezza, contava il saper attendere che la gara ti venisse verso di te piuttosto che andare tu verso la gara. Lui lì ha dato una lezione anche agli altri grandissimi che ci sono. Però lui è così forte perché è cresciuto insieme alla Mercedes, perché la Mercedes l'ha fatto crescere, come ha fatto crescere tanta gente che ci lavora, teoricamente scartata da altri, perché abbiamo nominato Aldo Costa e James Allison, che sono due grandissimi, anche grandissimi uomini. Io penso che il nostro è veramente uno sport di team in cui i risultati eccezionali si conseguono proprio lavorando bene insieme, e tante volte basta un personaggio per catalizzare tutti e far lavorare tutti al meglio. Ricordiamoci la Ferrari quando è arrivato Schumacher. È vero che lui si è portato dietro dei personaggi chiave come Jean Todt, come Ross Brawn, Rory Byrne, sì. I cui meriti sono stati eccezionali. Però io credo che dopo qualche tempo che Schumacher era la Ferrari, ogni singola persona là dentro era meglio di quello che era qualche anno prima, pur essendo la stessa persona. Perché un leader così forte come lui, perché lui era un uomo squadra incredibile,
all'esterno non era un ragazzo che rimaneva tanto simpatico, a parte la stima, il tifo, però non era uno che si faceva voler bene come magari altri campioni. Però se voi chiedete a tutti quelli della Ferrari che a quel tempo c'erano, erano tutti innamorati di Michael Schumacher, perché lui era un uomo squadra incredibile, era uno che ti metteva in condizione di dare il meglio per lui e per tutti quanti. Ecco, quando si verificano queste situazioni, viene fuori una alchimia che diventa invincibile. Beh, lui sicuramente con il suo carisma ha veramente portato tanto in termini mentali alla Ferrari, in termini anche di organizzazione del lavoro, perché il fatto che lui si dedicasse con tanta abnegazione alla squadra spingeva tutti i componenti a fare almeno lo stesso nel proprio per andare a pareggiare e risarcire Michael del grande investimento umano che faceva. Quindi, insomma, è proprio così, è come quando vai in guerra, il generale quando parte alla carica deve avere tutto dai il plotone dietro, certo. Che quasi quasi lo brucia la partenza, no? Che conta fino a tre e poi inizia a camminare, no? Mario, tu che hai raccontato quella straordinaria epopea ferrarista, insomma, Hamilton comunque, tranne un anno, il primo, è arrivato un po' a tavole apparecchiate in Mercedes, è arrivato lui straordinario interprete di una macchina che comunque si è palesata subito essere fortissima. Schumacher ha aspettato 5 anni, un po' di sfortuna, qualche errore suo, tante contingenze per portare la Ferrari a quel livello che noi ci ricordiamo. Insomma, che peso specifico dai all'epopea Hamilton e all'epopea Schumi, paritetica nei numeri ma molto diversa nel suo sviluppo? Ma anzitutto c'è questo aspetto, direi, scritto da un drammaturgo invisibile ma crudele, che fa sì che Schumacher venga licenziato, che termini la sua carriera in Formula 1 con un licenziamento doloroso, proprio per lasciare spazio a Hamilton. E ricordo, c'era un momento bellissimo che mi piacerebbe, ma questo lo dico da appassionato, non è che lo dico da giornalista, perché lo dico coi brividi, è la sfida che fanno i due a Monza l'anno prima, Hamilton con la Mercedes, McLaren Mercedes, e Schumacher con la Mercedes. C'è un sorpasso contro sorpasso a Biassono che è qualcosa di meraviglioso, cioè epico. Bisognerebbe rivederle perché sono 5-6 giri nei quali i due se le scambiano e se le danno di santa ragione, però senza fare minimamente intervenire il collegio dei commissari, mi verrebbe da citare. Che il nostro buon Emanuele conosce bene. Probabilmente erano eccitatissimi più che preoccupati, perché stavano vedendo veramente, era il passaggio di consegne di due epiche e di due epoche. Quindi questo mi sento di sottolinearlo, perché tutti i nostri spettatori li vorrei invitare a vedere proprio quel duello lì, quei 4-5 giri. Detto questo, c'è una differenza fondamentale, perché Hamilton rileva una Mercedes, soprattutto nell'era turbo ibrida, che è praticamente vincente chiavi in mano. Quindi poi tutto quello che fa lui è gestire, far crescere, ulteriormente sublimare un sistema che di per sé era sublime. Capitalizzato. Quando invece Schumacher arriva alla Ferrari nel 96 con la macchina di Barnard, si ritrova un vascone che non vale nulla e che vince soltanto, e comincia a vincere soltanto a Kers sotto la pioggia, in condizioni folli, e lui ci mette 4 anni per ricostruire, come diceva Emanuele, un sistema Schumacher. Mentre esiste un sistema Schumacher che ha portato la Ferrari, e guarda che anche il titolo di Raikkonen del 2007 sostanzialmente non è solo un titolo di Raikkonen, ma un titolo del sistema Schumacher, è l'ultima, no? L'ultimo interesse attivo di quel sistema. Poi poteva andare bene anche nel 2008, vorrei dire, ma se no su Massa dopo andiamo fuori tema. Ma la grande differenza è che Schumacher è stato pilota, allenatore, elemento galvanizzante, è stato tutto, è stato l'uomo che ha raccolto la vecchia Benetton e l'ha trasformata nella nuova Ferrari, ha fatto, e poi soprattutto girava tutti i giorni a Fiorano, cioè creava una simbiosi prima con Larini, poi con Butler, cioè era veramente un allenatore giocatore, era un player di Coppa Davis in tennis, cioè riusciva, era il capitano giocatore, mentre Hamilton è semplicemente uno che va forte alla grande, punto. Ma non è che abbia l'importanza
cioè Schumi alla Ferrari non sta come Hamilton sta alla Mercedes, lo Schumacher della Mercedes è la Mercedes, non è Hamilton. Hamilton ha sto grandissimo vantaggio che deve battere soltanto un pilota per vincere dei titoli mondiali, e questo è un vantaggio immenso, e questo pilota non si chiama Verstappen, si chiama Bottas o si chiama Rosberg, e questo è un vantaggio enorme. E concludo, a me piacerebbe, dico per il futuro, che la Mercedes smettesse con questo atteggiamento aziendalista da braccino corto e invece che mettere i Bottas o i Rosberg mettesse al suo fianco l'altro pilota più bravo che c'è, come questo signore qua quando faceva il test air per la McLaren si ritrovava che aveva due signori che portavano la macchina in gara che si chiamavano Alain Prost e Ayrton Senna. A me piacerebbe la McLaren dell'88 vedere una Mercedes che parimenti mette, faccio per dire, Verstappen e Hamilton sulla Mercedes. Volete dominare? Dominate, però scannatevi tra di voi. Cioè, io vorrei che le treccine non avesse il tempo di farsi le, non è invidia la mia, non avesse tempo di farsi le treccine Hamilton, ma se le arricciasse lui stesso dai pensieri, perché nel box diviso a muro a Verstappen. Comunque, Emanuele, la tua tesi in materia. Forse da tifoso posso condividere quello che dice Mario, ma sicuramente da conoscitore dell'ambiente no, perché chi si siede nella sedia del team principal di ogni squadra deve portare a casa il risultato. E la strada per portare a casa il risultato da manager è quella di mettere la tua punta di diamante nelle migliori condizioni per portarti a casa il risultato. Ci sono alcuni piloti che, se non stimolati, rendono meno di quello che renderebbero da stimolati. Ci sono altri che le motivazioni e la forza ce l'hanno così tanta dentro che non hanno bisogno di nessun altro se non qualcuno che ti porta a casa i punti che tu lasci per la strada, e penso che questo è il ragionamento che ha fatto Toto Wolff. È pagato, non è pagato da me, da Mario, da Autosprint. Toto Wolff è pagato dalla Mercedes per portare a casa il risultato, e secondo me la strada per portare a casa il miglior risultato possibile passa attraverso questa formazione qui. Immaginiamoci un Verstappen in squadra, sarebbe un elemento di grosso disturbo, e tante volte veramente tra due litiganti il terzo può godere sul serio. Però sinceramente io penso che Hamilton non voglio andare a perdermi nell'esercizio di stabilire chi è il più grande di tutti i tempi, perché è un esercizio fondamentalmente sbagliato, perché le caratteristiche che servono oggi sono diverse da quelle che servivano ieri, l'altro ieri e all'inizio del secolo, no? Però Hamilton è arrivato al suo primo anno di Formula 1 e per un pelo non vince il mondiale contro un compagno di squadra che è il più forte pilota di tutti i tempi. E il Hamilton di oggi è un pilota che ha 10, 11, 12 anni, quanti ne ha fatti, di esperienza in più di quello là. Perciò, secondo me, forse perché io ho vissuto l'abitacolo tutta la vita, è chiaro che non vinci con una macchina che non è forte, ma con una macchina forte devi metterci un sacco di roba anche tu. Credo che sia diminutivo nei confronti di Hamilton dire che c'ha vita facile, come era diminutivo nei confronti di Vettel dire che lui ha vinto perché c'aveva la Red Bull. Vi garantisco che non è così, la sfida quotidiana c'è sempre, curva per curva ti devi guadagnare il rispetto di tutti, compreso quello della tua squadra, e le vittorie valgono tutte. Insomma, rimbalzano tanti motivi di interesse dai nostri commenti, qualcuno francamente non me lo spiego, perché dire che i tedeschi facciano dei motori meglio di quelli italiani sia una castroneria, purtroppo non è una castroneria, è da 7 anni che succede questo, quindi se siamo stati superiori talvolta
purtroppo adesso lo sono loro. Poi nel paragonare Schumacher a Hamilton, non stiamo confrontando la fuffa, non mi ricordo con cosa, stiamo soltanto confrontando due campioni che hanno vinto un numero simile di mondiali e che hanno vinto un numero simile di Gran Premi, quindi voglio dire, si sta soltanto parlando di due straordinari interpreti dell'F1 al netto del tifo che ognuno ha. Ovviamente il discorso tiene banco in chiave 2022. Perché con le manovre atte a limitare le potenzialità economiche di ogni scuderia, ovviamente il 2021 c'è il forte rischio che possa seguire questo trend prestazionale visto sinora e che quindi la Mercedes possa restare ragionevolmente avanti. In configurazione 2022, quindi, questa svolta tecnica viene vista un po' come un nuovo orizzonte, l'unico magari efficace a ribaltare la situazione. Voi come la vedete da questo punto di vista? Stavolta comincia Mario. No, guarda, io volevo finire, termino ma molto brevemente, cioè vorrei fare un'ode a tutti quelli che hanno nelle corse dimostrato di gestire il team più forte non rinunciando comunque a dar spettacolo, e ricito l'Audi dei tempi di Emanuele Pirro, perché avevano due equipaggi che ogni 24 ore di Le Mans poteva, ciascuno dei due questo poteva vincere, era perfettamente alla pari, e se l'Audi avesse ragionato come adesso ragiona la Mercedes avremmo visto per 10-12 anni la Le Mans più pallosa di tutta la storia dell'umanità, comprese i pinguini che spiaggiati al polo, ecco. E invece abbiamo visto delle gare meravigliose proprio perché c'erano due equipaggi. E a volte Emanuele era tra quelli che le dava, a volte era tra quelli che le prendeva, però Emanuele non ha cominciato una 24 ore di Le Mans nella sua vita, pur avendo già scritta, già scritta tutte le volte, non è mai stato certo, ha vinto 5, ne poteva vincere 8, ma non è mai saputo se in realtà poteva vincere neanche 0, perché lui aveva gli altri che volendo lo saccagnavano. Cioè io mi ricordo la notte che lui ha vinto con Bila, insomma, cioè il 2000, tanto per essere chiari, alla fine erano contenti come dei bambini perché non gliel'ha regalata nessuno. Cioè, ecco, allora io vorrei dire una breve ode a quelle grandi case che mettono due equipaggi, due piloti, almeno due entità in condizione di vincere alla pari. E dico la McLaren di Ron Dennis, e dico la Williams con Piquet e Mansell, e dico la Ferrari. Però Mario, da un punto di vista dell'appassionato del tifoso, d'accordo, ma adesso hai nominato la Williams, che è proprio l'esempio di quello che non si deve fare. È vero che noi ci saremmo persi un sacco di belle gare, ma proprio tante belle gare e bei personaggi, se alla Williams avessero messo un pilota forte e uno medio, no? Però sono riusciti a perdere dei mondiali veramente già vinti, ma proprio per questo. Ma anche la Ferrari addirittura con Villeneuve e Pironi è riuscita a perdere non solo il mondiale, ma è riuscita purtroppo, si è ritrovata col perdere la vita dell'uno e la carriera dell'altro. Con una delle macchine più dominanti nella storia della Formula 1, purtroppo. La bellissima C2, di cui non sembra essere rimasto neanche un esemplare. Sì. Come rispose Frank Williams quando perse il mondiale in Australia 86, disse abbiamo perso il mondiale piloti, ma abbiamo vinto il mondiale costruttori, che è quello che mi interessava, e soprattutto abbiamo scritto una pagina indimenticabile, non mi cambia la vita, ho perso il mondiale, ma ho comunque scritto la storia e ho vinto il titolo che volevo. Ecco, io ti dico sinceramente, non sto dimostrando che è molto meglio perdere che vincere, perché altrimenti sarei ridicolo, sto semplicemente dicendo che la vera poesia, l'aspetto epico e l'aspetto che rimane e che ci fa amare la Formula 1 da tanti anni, perché se tu non avevi neanche la patente saresti stato comunque un appassionato come me e forse più di me, ecco, sono poi anche queste cavolate qua, e io credo che ci innamoriamo poi delle cose strane, delle cose bene strane. Abbiamo detto abbiamo 2002 detto... ti rispondo in un attimo, non credo nella rivoluzione 2002. A parte che 22, magari fosse 2022, magari sono vecchio. Nel 2022 non ci credo, perché il salary cap non rientrano gli stipendi dei piloti, quindi praticamente puoi pagare quanto vuoi uno, indipendentemente da quanto spendi per la macchina. Seconda cosa, togli soltanto un motogeneratore e alla fine resta esattamente
la situazione come prima, solo che è un po' meno complessa, quindi sarà invece che una grande, ci saranno le gomme diverse, insomma. Sì, no, dai, c'è un'aerodinamica veramente tanto, perché rivista. Cambiando le gomme, sai, cambia tutto il bilancio. No, d'accordo. Io sono molto, allora, diciamo così, la provocazione mia è che sarà una meravigliosa rivoluzione alla democristiana che cambia ben poco. Cambia tutto per non cambiare niente. Però se mi sbaglio sono anche contento. No, però bisogna dire le cose come stanno, perché se no non facciamo un servizio fatto bene. Il motivo di questo cambiamento, che poi ai postumi l'ardua sentenza, io credo che funzionerà, ma comunque vedremo, è il cercare di essere più furbi della bravura degli ingegneri, che è sconfinata. Cercare di fare un regolamento che renda le macchine meno sensibili alle turbolenze aerodinamiche, e questo principalmente viene fatto privilegiando il carico aerodinamico generato dal fondo delle macchine, perciò tornando un po' alle wing car, che erano state tolte perché ai tempi andavano troppo veloci, perciò cercando di accarezzare il flusso d'aria un po' di più rispetto adesso, che viene schiaffeggiato, diciamo, dalle macchine, e oltretutto gli studi aerodinamici sono fatti anche in funzione di lasciare delle turbolenze più fastidiose possibili per non farsi seguire, no? Perciò lo scopo del cambiamento 2022, che doveva essere 2021, certo, è stato fatto per cercare di rendere le gare più avvincenti. Più avvincenti e combattute, senza gli stratagemmi come il DRS, che sinceramente sono, come dire, sarebbe meglio se non ci fossero. Però se noi vediamo una categoria come la Formula 4, per esempio, che dove ci sono macchine tutte uguali con un'aerodinamica quasi inesistente, se ci mettiamo a vedere una gara di Formula 4, vediamo come i piloti possono stare dentro il cambio, con il musetto dentro il cambio del pilota che li precede, e chiaramente i sorpassi ci sono, perché quando una macchina è un metro dietro quell'altra, basta staccare 3 metri oltre che gli metti le ruote avanti. Se si restituisce un po' il vero piacere del pilotaggio. Però chiaramente questo lo puoi fare solo quando hai delle categorie monomarca. Se tu vuoi lasciare la libertà tecnica agli ingegneri di fare quello che vogliono, è chiaro che loro mettono a frutto il genio che hanno e ti creano delle macchine che tu non puoi seguire. A questo vorrei aggiungere una cosa sul 2022: c'è anche il problema dei motori, perché sarà l'anno in cui, nella rivoluzione nella quale avremo meno motoristi nella storia della Formula 1, purtroppo, perché la Honda la perdiamo. Sì, mi ha anticipato. La Mercedes è imbattibile, la Ferrari ha il naso ammaccato, la Renault non sa come fare. E quindi purtroppo le cose belle. Però Mario, tu sai che la storia l'ha dimostrato: più lasci il regolamento stabile e più piano piano le differenze convergono, no? Se ti ricordi il regolamento ante ibrido, secondo me era la miglior epoca da un punto di vista dei motori che la Formula 1 abbia mai vissuto. Erano praticamente tutti uguali i motori, anche se di marche diverse. Questo è perché, vero, purtroppo l'ibrido no, perché più parliamo dei vuoto 2004, tutti. Però adesso il Delta è nettamente inferiore, insomma non è solo la Mercedes che usa il motore Mercedes. Però no? Delta è inferiore, però questi stanno vincendo il mondiale con il mondiale costruttori con 4 gare d'anticipo, il mondiale piloti con 3 gare d'anticipo. Sì, sì, ma Mario, 14 titoli mondiali consecutivi, poi guardiamo il Delta, e la realtà della matematica dice. Bene, signori, però adesso, dai, la Williams c'ha lo stesso motore, non è che sono gli unici ad avere quel motore là, perciò parliamo della Ferrari, la prossima volta la Williams la prossima volta non ci invitano più.
Parliamo, parliamo della Ferrari, signori, no? Perché insomma, no, ah, fa, fa parlare Emanuele, fa parlare Emanuele, ecco. Che se no dopo chiama con la Gianni che si arrabbia. Sì. Sì. Hai nominato uno bello tosto, di granito grosso. Bene, ovviamente, in tutto questo, Mario Donnini sostiene il contrario, ma io ho sempre il sospetto, anche se i fratelli, se fossi, se potessi, restarono tre fessi, due fessi, ho sempre il sospetto che nel 2018 la Ferrari avesse la vettura per provare a vincere il mondiale, insomma, che ci fossero le credenziali tecniche per farlo, insomma, un po' di gare lasciate per strada da Sebastian Vettel. Quindi, guarda, all'interno, questo va a parlare di Canada 2019, perché ci sta arrivando leggermente. Piano piano. No, no, all'interno di questa egemonia. No, no, all'interno di questa egemonia, la Ferrari, diciamo che ha accarezzato anche il sogno di rompere questo filotto malefico della Mercedes. A questo punto, al netto pure della situazione vigente, con un Verstappen con una buona macchina che però non ne ha mai abbastanza per essere decisivo, cosa ci si può aspettare dalla Ferrari? Perché insomma gli stravolgimenti ci sono stati, Binotto è stato, diciamo così, spostato, all'interno è successo qualche cataclisma, e Leclerc fa quello che può, Vettel, diciamo che a fasi alterne, ci fa ricordare di chi sia, e mentre in altre fasi no, insomma, questa Ferrari, che bilancio gli diamo, non soltanto commisurato a quest'anno, ma all'ultimo quinquennio? Beh, bilancio, perché tu prima mi hai chiesto che cosa ci dobbiamo aspettare, bilancio chiaramente è quello che è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno loro hanno fatto una macchina contando su un motore che poi non hanno più avuto, perciò è chiaro che quando tu fai un progetto pensando di avere 50-60 cavalli in più e poi ti vengono a mancare, è come se ti crollasse la terra sotto i piedi, perciò quest'anno purtroppo è andato così. Giustamente ci ricordano il nostro Angelo Maria 40 che nel 2018 la Ferrari in estate avesse ben 50 punti di vantaggio in più, e che quindi insomma un po' di margine ci fosse, insomma, con una gestione più oculata e con una forza mentale, probabilmente si sarebbe potuto. Ha ragione. Non è sbagliato, però è sbagliato. Gli sbagli o le ciambelle che non escono col buco ti fanno capire che vincere così tanto e così spesso è più difficile di quello che sembra. Niente è scontato è andata come andata. È vero che a metà stagione di due anni fa anche un pessimista ferrarista pessimista in qualche modo cominciava ad annusare, a prendere fiato. Sì, però è tutto difficile. Probabilmente si saranno riuniti e avranno analizzato e visto cosa. Beh, sicuramente sì, comunque alla fine 9,5 su 10 vince la macchina più forte. Che la Mercedes fosse oggettivamente più forte anche in quell'occasione probabilmente ce l'ha restituito il verdetto finale, che comunque Hamilton abbia dato prova anche in quell'occasione di avere più forza, proprio perché nel confronto diretto con Vettel si è riuscito sempre ad avere la meglio. Questo poi è un'altra realtà oggettiva. Quindi alla fine l'anno prossimo avremo una formazione con Leclerc, su cui evidentemente si concentrano le maggiori attenzioni, e con Sainz che comunque ha dimostrato di essere un pilota affidabile, un ottimo professionista nel volante. A questo punto un 2021 dove si cercherà di cominciare subito bene e di quantomeno essere la seconda forza del mondiale, di andare a insidiare più da vicino al Red Bull. Sì, insomma, non mi sembra una grande idea, ecco, cioè voglio dire, purtroppo sono anni in cui ci vuole pazienza e non vedo a breve termine il momento, il cambio di passo. Sei molto pessimista in materia, tu. Non lo vedo nemmeno, abbastanza realista, direi. Cioè, non vedo come la Ferrari da adesso può dare fastidio alla Mercedes di domani, e considerando che la Ferrari di domani sarà abbastanza figlia
di quella da adesso, cioè loro hanno avuto questo problema dei 50 cavalli persi che lui prima sottolineava, sì. Ma andiamo a chiederci, a dire perché e per come, perché altrimenti sennò diventa una puntata di Report con la Gabanelli. Ah, assolutamente. Lasciamo stare, però la verità è quello che ha detto Emanuele, è innegabile. Però volevo dire che è vero che nel 18 la Ferrari ha avuto la macchina migliore, però ha anche avuto il Vettel peggiore. A tratti, non no, sempre no, a tratti. No, ha avuto la macchina migliore rispetto a tutte le altre Ferrari degli anni prima e dopo, intendo dire. A tratti, sì, rispetto alla Mercedes. Però quando poteva dare dei colpi importanti, Vettel purtroppo bravissimo, è assolutamente il declino di Vettel. Perché adesso oramai possiamo dirlo, purtroppo, allora andavamo col bilancino eccetera, purtroppo è stato un uomo che è arrivato a un certo punto, come accade a me a scrivere, o come accade a qualcun altro in banca o a giocare a pallone, arriva a un certo punto che si è bollito in termine brutto, che diciamo che il tuo rendimento tende lievemente a calare, dai, via, mettiamola così. Sì, sì, purtroppo è la verità. Il Vettel del 18 è l'uomo che gli cambia la vita, perché non è più tranquillo, non è più sempre motivato, ma forse anche perché la Ferrari non era forte come avrebbe sperato, attenzione, non è solo colpa di Vettel, però insomma, poi finisce, sì, si chiude in ciclo, e per riaprire il ciclo, Emanuele me lo insegna, ci vogliono anni e anni in Formula 1, sia tecnico che agonistico. Quindi, insomma, ecco, contestualizzando tutta questa lunghissima parentesi della F1, l'impresa di Rosberg nel 2016 di scalzare Hamilton dal trono, insomma, assume dei connotati ancora più forti, ancora più prestigiosi. Sì e no, perché secondo me Hamilton anche quell'anno lì era più forte di Rosberg, però per fortuna lo sport qualche volta è anche imprevedibile, e probabilmente Rosberg ha avuto anche quella malizia, quell'intelligenza di punzecchiare un Hamilton la cui corazza ancora non era così forte come quella di adesso, e in qualche modo l'ha indebolito, come Piquet ai tempi punzecchiava e indeboliva Mansell lavorando ai fianchi. Verissimo. Però io mi sentirei di dire che quella è l'eccezione che conferma la regola, senza niente togliere a Nico Rosberg, che chiaramente ha fatto una stagione straordinaria, però se poi vediamo che lui ha speso così tante energie dal trovarsi vuoto e rinunciare a un contratto, a un sacco di soldi, perché viviamo in un mondo in cui non dobbiamo dimenticarci quanto valgono i soldi, a un contratto milionario, perché aveva dato tutto, e in qualche modo questo aggiunge ancora di più valore a quello che Lewis Hamilton è. Aggiungo una cosa, che se Hamilton non tira fuori una biella Sepang, il mondiale non lo perde mai nel 2016, Mario ha detto una cosa molto dire, avuto interessante. Spiga, ecco, cioè, insomma, mi permetto di dire, a corredo di quello che ha detto Emanuele, il mondiale ce l'aveva a mano Hamilton, cioè se non tira fuori una biella quando è primo a Sepang, come Schumacher a Suzuka nel 2006, del resto, no? lì se la stava giocando con Alonso, e sì, non cambiò il motore, perché altrimenti sarebbe arretrato nello schieramento, sì, se cambiava il motore, sì, bravissimo. Quindi lui rischiò quel motore, cioè lì fu proprio Schumi che andò a rischiare, nonna direbbe se l'è cercata come le serpi vecchie, insomma, se l'è un po' cercata. Tu hai fatto una considerazione molto bella, secondo me, su Vettel nello scorso appuntamento, quando hai detto l'errore forse è stato avere riconfermato quel contratto sontuoso quando, dopo il primo periodo, lui non aveva fornito quei risultati che tutti ci aspettavamo. Insomma, forse quel rinnovo sullo stesso tenore del precedente lo ha fatto un po', tra virgolette, rilassare. Questa chiave di lettura tua mi ha particolarmente colpito. Sì, e sui cavoli piace. Degli altri sono molto saggio, sui miei meno, però. Non lo so, io penso, sei d'accordo, Emanuele, con questa con questo punto di vista di Mario rispetto al rinnovo di Vettel che c'è stato, che poi non ha sortito purtroppo gli effetti sperati? Non lo so,
spesso i contratti o i rinnovi dei contratti si fanno anche per dare delle certezze al momento giusto, quando magari si vede qualche debolezza o qualche inizio di debolezza, e potrebbe essere che Ferrari ha fatto questo ragionamento. Io ho sempre avuto una grande simpatia per Vettel e in qualche modo in qualche modo, secondo me, lui poteva essere messo in migliori condizioni per rendere al meglio, perché quelli che a me non piace usare la parola errore, ma tutte le volte che lui ha buttato via gare, ha fatto delle cose che veramente non appartengono al repertorio di un pilota di quel livello là. E se succede una cosa del genere, uno si chiede perché. Perché uno che ha vinto 4 mondiali di seguito, di cui uno all'ultima gara in Brasile, dopo aver fatto un testa coda, ha buttato fuori da Bruno Senna, evitando tutto il plotone, cioè non è che l'ha vinti due, almeno l'ha vinti alla Ravaglia, cioè all'ultima curva dell'ultimo Gran Premio, no? Io sono sicuro, non dico neanche credo, sono sicuro che nel nostro sport il lato psicologico è molto sottovalutato, quello dei piloti, perché è uno sport così scientifico, così fatto di uomini duri, che però anche l'uomo più duro, certo, mantiene sempre una sua fragilità, no? Certo. E i piloti, proprio per cultura, non possono mai permettersi di far vedere le proprie debolezze, perciò un pilota, anche se attraversa dei momenti difficili, al contrario di altri sportivi, proprio per cultura del nostro sport non può mai farlo vedere. E beh, starebbe comunque, nella saggezza e nella bravura dei manager di intuire certe situazioni e in qualche modo andargli incontro. Io penso che c'è anche un po' di questo nel declino di Sebastian Vettel, in qualche modo. Diciamo che Emanuele Pirro, caro Mario, è uno dei pochissimi uomini al mondo che, al cospetto della Mercedes pazzesca di Hamilton, posso tranquillamente dire di averne guidato una ancora più forte, perché insomma il nostro Emanuele ha guidato la regina delle regine della F1, insomma. Però c'è guidato... Mario che c'aveva qualcosa da dire, se non sbaglio. Guarda, ma mi sono anche scordato, tra l'altro. Dai che lo acchiappi. Come diceva la mia di nonna, no? Si vede che non era importante. No. Ma tutto quello che dice Mario è importante, perché non è mai banale, quindi aggancia sempre a qualcos'altro. No, ma alla fine queste sono tutte considerazioni. Raccontaci quella MP44, Emanuele. Vai, è arrivato, è arrivato. Vai Mario, semaforo verde, vai. La creatura di Gordon Murray. No, pensavo che te era venuto in mente quello che parla tu. No, ma per quanto mi riguarda, no, volevo dire prima sul discorso, no, volevo fare una considerazione, in realtà, scusa, ma sì, non voglio deviare dal discorso, poi ritorniamo su quello. Volevo dire, Emanuele ha parlato di psicologia, eccetera. Quest'anno c'è un aspetto che vorrei cogliere. Fate un confronto tra il motomondiale e la Formula 1. Sì. Allora, nella Formula 1 hai un Hamilton e una Mercedes dominante, e gli altri che comunque dignitosamente portano a casa dei pezzi pigliando degli schiaffoni tutte le settimane, però riescono dignitosamente a tirare avanti. Guarda il motomondiale, laddove c'è una gestione molto più garibaldina, molto meno psicologicamente matura. Tu hai mezzo schieramento del motomondiale che quest'anno è andato completamente in pappa. Il più grande pilota del motociclismo moderno si è autodistrutto una spalla correndo in maniera sciagurata. Altrettanto sciaguratamente è tornato presto e si è rovinato la stagione. Tutti coloro, la metà schieramento... Speriamo non solo alla stagione. Speriamo no. Io spero sempre che la gente guarisca. Però certo, quello che voglio dire io è che la Formula 1 sta dando l'idea d'essere un gruppo, un plot di persone tetragono, forte psicologicamente, durissimo, mentre il motomondiale, che senza dubbio di coraggio ne può darsi che neanche di più, però stanno dimostrando psicologicamente d'essere molto più fragili. Questo volevo dire.
Probabilmente il rischio insito nelle moto dà, diciamo, una un'altra dimensione mentale a questi ragazzi. Probabilmente è questo, non lo so. Ma c'è anche un'età media diversa, no? Se, sì, 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 cioè sì, i ragazzi che corrono Formula 1 vanno 26-27 anni, quest'altri sono 21-22-23. Cioè, adesso a parte Valentino che l'altro. Quella media, no? Perché Valentino la ma solo lui. Valentino solo la rovina, lui. La sbaglia. Però togli Valentino, che comunque di spirito è il ragazzino di 23 anni. Sì, e qua tu hai della gente veramente che. Vedi che stanno facendo le tipiche cavolate che fanno i ventenni. Di qua invece c'è un gruppo di ragazzi che. Caspita, tu guarda Norris. Cioè è più inquadrati, inquadrati. Un cervello che sembra Umberto Eco, cioè, sì, sì, è vero. Vabbè, cioè, io sono rimasto scioccato dal cervello di Gabriele Minì, che ha vinto la Formula 4 ieri. Gabriele, che è un ragazzo di 16 anni, cioè io l'ho intervistato, sono rimasto scioccato. C'ha un'organizzazione mentale, una esposizione dei concetti, un modo calmo di rispondere. Cioè proprio quello già è veramente super impostato, inquadrato, allineato e coperto. È incredibile quel ragazzo. Poi mi fai dire una cosa. Ti sembrava di intervistare Emanuele, veramente un veterano, una roba incredibile. Mai visto un sedicente con quelle cose. Gestito da Nicola Stott. Da uno qualunque, quindi grandi complimenti, però, grandi complimenti al talento. Sì, sì, no, scusate, vi interrompo un attimo perché voglio associarmi anch'io a questi complimenti. Ti ringrazio per averlo nominato, sì. Perché sempre rimanendo con i piedi per terra e cercando di non fare, come si dice, eroi troppo presto, certo. Ma è veramente un ragazzo straordinario che io seguo anche da presidente della commissione karting, da quando correva nella categoria mini, nella categoria mini, perciò ecco, cerchiamo di come si dice, di accompagnarlo senza fargli montare troppo la testa, ma è veramente stato bravo, 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 ha dimostrato una maturità straordinaria nel modo di correre, veramente speriamo per tutta l'Italia. Perfetto compendio fra aggressività e calcolo. Bene, torniamo a questa regina MP4-4, insomma, dopo che hai guidato quella, insomma, che cosa puoi guidare? Eppure Emanuele Pirro è riuscito a guidare altre stupende miss a quattro ruote, quindi insomma, raccontaci comunque quell'88, insomma. Tu eri fra due totem assoluti della Formula 1, poi ci racconterai chi fosse il più stronzo, perché erano sicuramente tutti e due stronzi, seppur eccellenti piloti, e raccontaci un po' quella vettura che insomma ha lasciato una traccia di sé incredibile. È quasi un peccato che al giorno d'oggi queste esperienze, queste avventure non possono ripetersi, perché il ruolo del collaudatore è praticamente estinto. Sparito. Sì, è vero. Al di là di chi sta poi al simulatore, perché in quel tempo veramente le squadre davano la possibilità a dei giovani di belle speranze, come potevo essere io, di fare un sacco di esperienze. Mi ricordo le parole di Ron Dennis quando lui mi propose il contratto, e lui mi disse: guarda, io nel contratto ci metto anche un'opzione per farti diventare pilota, diciamo, titolare, sì. a uno stipendio di $1 milione, che io quando l'ho visto dico: ma Ron, ma io corro? Dice: no, perché se io sceglierò di farti diventare pilota titolare, significherà che tu varrai almeno $1 milione, perciò lasciaci quello. Dice: però che bello. Dice: le possibilità che io ti prenda non sono alte, perché io ho i due piloti più forti della storia. Dice: ma almeno se non diventerai mai pilota titolare della McLaren, avrai l'opportunità, se la saprai cogliere, di imparare tutto il possibile da questi Totem. Due grandi campioni. E io con un po' Senna, raccontaceli. Sì, con un po' di arroganza, perché chiaramente uno nasce bambino e muore adulto, no? Con un po' di arroganza pensavo che ci avevo poco da imparare, cioè pensavo di essere un pilota abbastanza bravo a guidare la macchina, quello che c'era c'era, quello che non c'era non c'era,
e avanti così, tentando di fare sempre il meglio. Stando a contatto di questi due, anche un po' dando ascolto alle parole di Ron Dennis, che era un saggio marpione che aveva tanto da insegnare, no? E mi sono accorto che non è che l'equazione tu nasci benedetto da Dio col piede di Totti, con il pugno di Mohamed Ali e con mani e piedi di Senne Prost, e questo è un regalo che ti dà il Padre Eterno. È vero che tu ci nasci con tante caratteristiche, però ce ne sono tante altre che tu puoi coltivare, migliorare e continuare ad alimentare. E io ho visto che loro non solo guidavano meglio di me la macchina, ma facevano meglio di me tante altre cose che io potevo farle. Dalla tenacia, dalla perseveranza, dall'attenzione ai dettagli, dal motivare le persone, dal cercare sempre di vedere quelli che erano i tuoi sbagli, quelle che erano le situazioni che potevi migliorare per cercare poi di migliorarti. C'era tutto, la preparazione fisica. Fra i due con chi ti sentivi più affine dal punto di vista umano? Ora, io prima ho usato un'espressione forte, però è ovvio che a quei livelli si debba essere un po' tutti, voglio dire, stronzi, tra virgolette. Sì e no. Io sostengo sempre di più che una persona diventa veramente se stesso quando smette di correre. Fino a che continua a correre, tu devi per forza essere, non dico un killer, però devi essere un altro. Assolutamente. E per giudicare bene il valore umano di una persona deve aspettare che smette di correre, e io penso che detto questo ci siamo persi un Senna che secondo me sarebbe potuto diventare una persona che avrebbe fatto tanto per l'umanità, ma questa è proprio una mia fantasia che non è supportata da nessun fatto, no? Vabbè, aveva già cominciato a farlo comunque. In segreto, sì. Però Senna al volante ne ha fatte più di Bertoldo, e se Senna correva al giorno d'oggi con le regole che ci sono al giorno d'oggi, con i commissari che ci sono oggi, le orecchie gliele avrebbero tirate parecchio. Io mi sentivo più vicino a Senna, ma solo perché lo conoscevo dai tempi del go-kart, mentre Prost era una conoscenza nuova. Però sinceramente mi dispiace un po' anche per Alan Prost, che è stato un pilota e un uomo straordinario, ma in qualche modo Senna anche dopo la morte gli ha rubato un po' il palcoscenico. Beh, perciò un po' sì, nell'opinione pubblica Senna sta qua e Prost magari sta un po' più sotto, e invece Prost è stato uno dei piloti più forti della storia dall'inizio alla fine della carriera, ecco. Assolutamente. Mario. Sì. Mario, la tua versione, insomma. Ma io direi che è uno dei pochi casi in cui la matematica è ritenuta bugiarda, perché io e Emanuele apparteniamo a una generazione che fa queste considerazioni, ma le generazioni che vengono dopo di noi non conoscono Prost, conoscono solo Senna. E quindi direi che, benché Prost abbia vinto 4 titoli mondiali e Senna 3, quindi è incredibile. Più 3 o 4 secondi posti. Sì, che però, insomma. E poi se li sono divisi con Piquet, se li sono divisi con Mansell, se li divisi con Senna. Era il periodo dei Fab Four, no? dei Fantastici 4. Quindi ce n'erano anche due che, insomma, ogni volta che vinceva uno ne perdevano 3 di quelli bravi, non è che arrivava secondo Bottas. E quindi, insomma, voglio dire, con tutto rispetto per Bottas, attenzione, con tutto rispetto per Bottas, però voglio dire, quindi Prost nell'immaginario collettivo è stato effettivamente decapitato da un punto di vista storico, e Senna è diventato l'unico vincente, l'unico simbolo di quell'era lì. Prost meritava molto di più. Ecco, il problema è questo, e ne parlavo con Arnoux a cena l'anno grande scorso, René. Giorno, grande René. E Arnoux diceva una cosa semplicissima. Diceva: il problema, il vero grande problema è stato che Prost era antipatico. Non che lo fosse, ma che lo sembrava.
E invece a parlarci è una persona con uno charme veramente secondo a nessuno. Sì. È una persona affascinante. Affascinante. Tutto il contrario dell'antipatico. Affascinante. Però Emanuele, tu mi insegni che poi le masse che decidono... È vero, è vero. No, me l'insegni tu, non te l'insegno io, me l'insegni tu. Me l'insegni tu, non te l'insegno io. Senna no, probabilmente era più mistico, era più spirituale, no? Cioè, ultimamente l'hai conosciuta la massa e a volte piglia i suoi sbandamenti, no? E quello con Senna è stato uno sbandamento innamorante, affettivo. La metà più uno delle persone che adorano Senna sono donne, perché vedono in lui un ragazzo bello, generoso, forte, intelligente, eccetera. Il che è vero, però è anche vero che è una caricatura bella, una caricatura da fotoromanzo, perché Ayrton non era solo quello. Insomma, certo, anche quello. Però secondo me una cosa che ha conquistato la gente in Senna, e un po' ci vedo il Gilles Villeneuve, lui riusciva a trasmettere il fatto che quando era in macchina dava tutto, mentre Prost, il gesto tecnico di Prost era studiato, era calcolato. Prost vinceva le gare, ma non ti dava l'impressione, come il ciclista, come Pantano, che... Pantani. Pantani, grazie. Che la gente lo amava perché lui ti faceva percepire. C'era un grandissimo campione come Indurain che vinceva l'impossibile, ma non trasferiva tantissime sensazioni. Poi Marco Pantani vinceva molto di meno, però. Però la gente vuol vedere l'uomo che soffre, vuol vedere l'uomo che getta il cuore oltre l'ostacolo, l'uomo che dà tutto, l'uomo che rischia la vita. E lì c'era questa componente, insomma. Fai breccia nel cuore. Vai nel web e guarda le cosiddette gli aforismi, le frasi storiche, no? Le frasi che lasciano. Cioè, Senna... Winston Churchill e Ayrton Senna. Jim Morrison, che dice di tutto... cioè anche sui carciofi e Ayrton Senna. Tra 50 anni Mario Tognini pure, dai. No, per carità, ma trovami tu una frase storica che ha detto Prost. Cioè, che so cavolate, però la storia la fanno queste cose qua. Posso farvi vedere una cosa? Sì, come no, certo. Mamma mia. Che cos'è? Non si vede. Ah, non si vede? Come mai non si vede? Ah, eccolo lì. Ah, questa di Matitaccia. È meravigliosa vignetta di Matitaccia che ha fatto. Sì, bellissima. Portofoglio 94. Bravo, bravo. Meravigliosa. Bellissima. Ciao ragazzi, mi mancherete, qualcosa del genere. Ecco. Sì. Grande Matitaccia, meraviglioso. Perciò. Senti, raccontaci un po' quella. Non aveva conquistato solo il cuore delle femmine. Senti, ma tu eri con Pierluigi Martini, Emanuele. A un certo punto ti fermai ad Imola. Tu hai fatto un'intervista molto rigorosa, insomma, dove hai detto la tua, eravamo al 25esimo della morte di Senna, ricorderai, e poi PG Martini accanto a te, a un certo punto, come in trance, dopo un minuto e mezzo di intervista mi disse, per me Ayrton era come un dio, ricordi questa cosa come lo disse? Proprio, cioè, ha ragione Mario, lui riusciva a trasferire questa dimensione emotiva che andava anche oltre la sua vera personalità. Incredibile, riusciva proprio, era forse questo suo misticismo, questa sua spiritualità, riusciva a coinvolgere, a catturare in un modo che gli altri non avevano. In un mondo in cui tutto è studiato, dove marketing, comunicazione è una scienza sviluppatissima, credo che ancora sia un mistero il motivo per cui certi personaggi di vario genere riescono a far breccia nel cuore della gente e altri no. Non so se si può dare una chiave di lettura veramente. Fugge a qualunque regola. Cioè. Senti, ma quella macchina, raccontacela tu, l'hai guidata. Una macchina pazzesca. Hamilton stessa quando la provò disse, mamma mia, una roba infernale. Insomma, però sai che se... Allora, qualche tempo fa la McLaren portò questa macchina a Goodwood per fargli fare una dimostrazione guidata da Bruno Senna, che è il nipote di Ayrton Senna. No?
E allora io sono andato da loro, alcuni erano dei, anche miei ex meccanici, insomma è stato un bel momento e mi ha fatto piacere ritrovare la macchina, no? E loro avevano portato il mio ex sedile perché pensavano che Bruno Senna è uno che è poco più basso di me, insomma che gli potesse andare bene. E a me ha fatto tanto piacere rivedere questo sedile in carbonio, così con ancora scritto il mio nome. L'hanno messo dentro la macchina, mi sono seduto dentro, la prima cosa che mi è venuta in mente è i lividi che c'avevo nelle spalle, nel bacino, perché ci stavo stretto. La prima cosa che mi è venuta in mente è quanto male c'avevo nel corpo a guidare quella macchina, però a parte le battute, era una macchina con un equilibrio generale straordinario. Prima dicevamo della squadra Mercedes e dicevo che i risultati si ottengono con un gioco di squadra, non è uno sport individuale, e nella MP44 il discorso è lo stesso. Era una serie di cose che funzionavano e lavoravano bene insieme. Ti faccio un esempio. Noi guidavamo quasi sempre a Suzuka, no? Facevamo martedì, mercoledì e giovedì ogni due settimane tutto l'anno. Pista che pista meravigliosa, che pista meravigliosa. Sì. Per dirti, la conoscevamo a memoria proprio. Scusate. Prego. Una volta, uno di questi test, salgo in macchina, guido, c'è qualcosa che non torna, la macchina non si comporta come al nel solito. Modo che, sì, come al solito, che conoscevo, ma che sarà, che non sarà, sinceramente non riuscivo a capire cosa. Allora mi fermo in box, controlliamo, avete cambiato niente? No, l'assetto è tutto standard, così e colà. Alla fine viene fuori che avevano cambiato gli attacchi del motore sulla scocca. Sai che i motori a V sono attaccati da due perni nel monoblocco, praticamente da quattro punti, e due staffe sopra le testate che si attaccano, triangolari, vertici, che si attaccano, vertici, sì, che sì, si attaccano alla scocca. E queste staffe erano in titanio, e quella volta l'hanno portate in acciaio, così per pensando di aumentare un po' la rigidezza, se mai fosse... Perciò avevano cambiato solo questi triangoli d'acciaio che attaccavano il motore alla macchina. Queste staffe, cambiando in qualche modo la rigidezza della macchina, il comportamento elastico, rendendola più rigida in quel punto lì, probabilmente avevano reso più debole un altro punto, e praticamente il motivo per cui la macchina non era più quella di prima era per le staffe che attaccavano il motore, che è poco più di un accessorio. Questo per dire... quanto un Tetris è fine, perfetto. Ecco, quanto è fine l'equilibrio di tutte le componenti per far sì che funzionino bene. Incredibile, un Tetris allucinante quella creatura. Mamma mia. Bella, però è stata un'avventura bellissima anche a livello umano, perché ancora ho delle grosse amicizie con tutti i tecnici. Tante volte veramente la vita ti offre delle opportunità che quasi quasi sono mascherate, perché io quando Ron Dennis mi ha chiesto di fare questa cosa non correvo più in monoposto, avevo abbandonato l'idea di andare in Formula 1, avevo fatto una stagione nel 1987 in turismo con la BMW assieme a Ravaglia nel campionato mondiale turismo, e dopo aver fatto due anni di Formula 3000 avevo abbandonato il sogno di arrivare in Formula 1. Poi vado a fare un filmato pubblicitario per la Philip Morris, chiamato da Stefan Johansson a fine 87, che era il pilota della McLaren assieme a Prost, perché Prost non poteva andare. Passo una settimana a Phoenix con Stefan, che è da sempre un mio caro amico. In quel frangente Ron Dennis mi dice che avevano appena firmato un contratto con Honda molto forte, impegnativo, strutturato, e cercavano qualcuno che andasse a vivere in Giappone, perché volevano mettere su un test team per sviluppare specialmente il motore. Ti può interessare? Io non ho detto sì, però sinceramente andare in Giappone a fare sta cosa non la vedevo più come una sfida che come un'opportunità, sinceramente. E poi è stata un'opportunità fenomenale, perché mi ha aperto le porte della Formula 1, mi ha fatto diventare un pilota migliore per tutti i motivi che ho detto prima,
Però in quel momento, oh sì, insomma, neanche l'avevo vista come un terno all'otto. Mario, però, insomma, questi qua facevano veramente un altro sport. Tre pedali, cambi a mano, motori turbo, spalle di fuori, perché avevano veramente le spalle di fuori le persone come Emanuele. Sì, e faceva pure impressione, ti dico la verità. Mamma mia, macchine che erano alte un respiro da terra. Mi ricordo, mamma mia, facevano un incidente che fa lui con la Benetton Hockenheim 89. E infatti ci hanno chiesto nei commenti di questo, ora ci dirà Emanuele. Che è rimasto episodio. Addirittura semi incosciente per qualche secondo, insomma... C'è stato, ma sai che c'è una storia dietro quell'incidente, perché dopo quell'incidente lì il medico che ancora adesso segue la Formula 1, un po' claudicante diciamo, viene chiamato durante la notte, lui ancora me la racconta questa storia, da Jean-Marie Balestre, che era il Jean Todt dell'epoca, diciamo, molto più dittatore. Sì, sì, decisamente. Lui mi racconta alle tre di notte, ma non so se... Comunque, dicendo... hai visto che è successo a Hockenheim? Hai visto come hanno tirato fuori Pirro? Questo è uno scandalo, non deve mai più succedere. Praticamente da quell'incidente, perché loro mi tirarono fuori in un modo che c'avevo una lesione alle vertebre, come una bambola, ecco. Mamma mia, mamma mia. E quello ha fatto partire tutta una serie di studi per l'estricazione, diciamo, un po' più scientifica del pilota, ecco. Almeno è servita a qualcosa. Mamma mia, meno male che non ci hai rimesso tu. Mi permettete di dire una cosa su Senna, che al di là degli aspetti che abbiamo detto, io credo sia giusto, carino dirlo, cioè è stato anche il primo a dire delle cose che andavano completamente al di là dello sport, del motore. Assolutamente, cioè, sì. Il fatto di avere un impegno sociale fortemente inclusivo, il fatto di essere stato una persona capace di investire parte dei suoi guadagni in beneficenza, ma creare una fondazione, prendere, cioè, noi eravamo abituati per tanti anni e decenni che si andava in Brasile perché c'erano le belle donne. Cioè, bravo. Lui parla per dei Meninos de Rua, cioè lui crea una fondazione e si impegna proprio sul sociale e dà un segnale importante. Vorrei senza dire, pubblicizzarla poi. Peraltro stando zitto, perché ecco. Questa è una cosa che poi è montata alla sua morte. Proprio si sapeva così. Prima, ma insomma aleggiava, ma lui non la sparava granché. Non voleva. Il fatto stesso che abbia avuto anche delle frasi importanti, i piloti sono molto concreti, i piloti sono mediamente dei figli di una buona donna. Sì, il fatto che lui abbia qualche volta loro malgrado, no? Qualche volta loro malgrado. Il fatto stesso che lui avesse un misticismo addirittura ostentato, il fatto stesso che lui avesse una spiritualità fortissima e il fatto stesso che lui abbia parlato dell'importanza dei sogni, che non c'è cosa filosoficamente più distante all'interno del linguaggio del pilota medio, con tutto rispetto per il pilota medio, cioè lui è stato veramente un pilota diverso, sia in pista, sia, vorrei dire, soprattutto quando cercava la pole, quando cercava le pozze d'acqua e quando c'era la pioggia, ma anche e soprattutto è stato un pilota diverso fuori dalla macchina, senza casco in testa, quando brillava esclusivamente, pur non avendo il casco in testa, perché aveva un cervello meraviglioso. Questo è alla fine, se è vero quello che si dice, che la grandezza di un uomo si vede al giorno del suo funerale, a quel punto la grandezza di Senna è assolutamente da non commentare. È bello ancora... perché tutto il Brasile in piedi e tutti dicono valeva la pena. Pensa che bella frase, ma anche molto fatalista brasiliana, no? Ma ne valeva la pena. Sei morto, ma ne valeva la pena. Pensa che bel epitaffio, insomma. Se male non ricordo, resta ad oggi il terzo e il quarto funerale più seguito della storia, quindi insomma, dopo Indira Gandhi, dopo poi Giovanni Paolo II. Io vorrei passare alla storia come il funerale più rimandato, però... No, quello non c'è dubbio, te l'auguriamo di grandissimo cuore. Emanuele, insomma, tu sei stato anche due volte campione italiano karting, sei a capo insomma del movimento, che appunto disciplina questa categoria preziosa, ma ovviamente nel tuo palmarès spicca nel superattico questa...
Bellissima serie di 5 vittorie alle Mans. Delle tue 5 vittorie alla Sart, quale scegli? È come se uno avesse 5 figli e gli chiedi a quale vuoi più bene, no? Addirittura. Ognuna c'ha un motivo, ognuna, come dicevamo prima, poteva avvenire come poteva non avvenire, frutto di circostanze. Non ce n'è stata una più intensa delle altre? Forse la prima, perché è un po' come il primo bacio, però per ognuna, diciamo, c'è un motivo per cui sia quella più importante. La seconda, per esempio, è arrivata un mese dopo la morte di Michele Alboreto, perciò maggio 2001. C'è stato una serie di emozioni e anche di paure fortissime, perché Michele è morto per lo scoppio di una gomma, che non è stata né la prima né l'ultima volta che ce l'abbiamo avute, e oltretutto quasi tutta la gara si disputò sul bagnato in condizioni veramente molto 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 difficili. La terza, perché non era mai successo che tre piloti con la stessa macchina vincessero tre volte di seguito. La prima con il diesel la volevo in un modo fortissimo, perché la storia mi è sempre piaciuta tanto, e sapevo che la prima volta con un diesel era un'opportunità che non si sarebbe ripetuta, perciò insomma, però tutte queste le potevamo perdere noi e le potevano vincere i nostri compagni di squadra con Dindo Capello, anche Mario le ha vissute. Io ho sempre detto, sia nei momenti buoni che nei momenti cattivi, ma valeva di più quando lo dicevo nei momenti buoni, che Le Mans ci puoi mettere molto di più del tuo per perderla che non per vincerla, perciò non è che chi vince quella gara è stato il più bravo di tutti in quella giornata. Tu sei un passeggero di una lunghissima avventura che condividi con altri, e in tantissimi momenti sei a un passo dal baratro, perché una volta, quando eravamo in vena di confidenze, no? Quando tu guidi sai bene quello che ti sta succedendo, e veramente tante volte manca un pelo che non finisci fuori strada, non vai contro uno, che non succede qualche cosa. E chiaramente poi questo succede anche agli altri, perché ce lo siamo, diciamo, confessato una volta a bocce ferme. Perciò i momenti in cui tu puoi buttare tutto all'aria sono tantissimi, e se ti prendi troppi, se stai troppo attento, diciamo, e troppo prudente, non vai da nessuna parte. Perciò è quell'alchimia difficilissima, è quell'equilibrio da trovare. Alla fine le cose succedono, e le corse ti insegnano che ti devi prendere le cose buone quando arrivano, senza farti troppe domande, e ti devi accettare quelle cattive lo stesso quando arrivano. Bravissima, una gran bella considerazione. Che bella frase che ha detto, Manuè. Sì, questa è un bel po'. Una frase alla Senna, questa qui, proprio, veramente. Ascoltami, Mario, è davvero la gara delle gare, però. Ma guarda, allora, io direi che per descrivere quello che ha fatto Emanuele, faremo prima a capire che lui l'ha vinta 5 volte. Brian Redman, che è stato uno dei più grandi piloti, interpreti dell'endurance dell'era moderna, eroica in questo caso, non l'ha vinta mai. Juan Manuel Fangio, Bob Vollek, altro grande pilota. Juan Manuel Fangio, che avrebbe fatto carte false per vincere una volta a Le Mans, perché gli aggiustava molto il curriculum. Fangio era uno che ci guardava ste cose. Sì, lui è in testa con Moss nel 55, hanno due giri di vantaggio su tutti, l'equipaggio più forte, con tutto rispetto per Pirro e Bila, però insomma, Fangio Moss, mi verrebbe da dire che è l'equipaggio più forte di tutti i tempi, no? Due giri di vantaggio all'incidente Pierre Lévesque, non vincono perché la Mercedes si ritira per lutto. E cioè, che incidente! Voglio dire, Bob Vollek corre per 33 volte, la metà delle quali va in testa, non riesce a vincere.
potrei andare avanti, Joe Seifert, Vic Elford, cioè, guardate che sono pochissimi, sono tantissimi quelli che l'avrebbero meritata di vincere a Le Mans, sono pochissimi quelli che l'hanno vinta. Sì, sì, è verissimo, cioè, è verissimo. Lì abbiamo uno che se ne è beccate 5 e che quindi come minimo ha impedito a 15 altre persone di vincere, ma non è un caso. Tutta colpa tua, Manuel. No, 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 però... Chi vince Le Mans addosso c'ha anche la magia d'aver vinto. Io penso che... veramente io... Dico, me lo sono chiesto tante volte, come mi sono chiesto tante volte come mi piazzo in un esercizio di autocritica o autovalutazione che ho sempre fatto da quando ho cominciato a correre, come mi piazzo nella scala dei valori, no? E alla fine la risposta non c'è, come ho detto prima, devi prenderti quello che viene nel bene nel male. Io penso che la magia di Le Mans è proprio scritta con e la storia di Le Mans, ma specialmente la magia con le lacrime più che con le vittorie, con le gocce di champagne, con le lacrime e con il sangue di tutti quelli che ci hanno lasciato la vita lì, e credo che una di quelle gare che non si capisce appieno se tu non la vivi, ma non come pilota, anche come spettatore, perché è una specie di Woodstock del motorsport, è forse uno dei pochi eventi sportivi in cui non c'è tanto tifo. La gente va lì perché gli piace vivere la gara. Normalmente tu vai a vedere un evento sportivo perché vuoi vedere il tuo beniamino vincere la gara. La gente ci va per vivere una settimana, perché non sono 24 ore, una settimana, ubriacatura, adrenalina pura. Sì, di estasi, ecco. Bene, però, ecco. Ma gli piace l'atmosfera, posso permettermi, cioè, a parte gli inglesi che vanno per bere e tifare Jaguar quando c'è, pure quando non c'è, pure quando non c'è, perché non se ne accorgono. alla quarta cassa di birra la Jaguar compare, perché la loro unità di misura è la cassa, ecco, diciamo. Guarda, non la io vita. Ho visto sia quella auto che moto, e c'è un po' uno spirito, un piccolo fil rouge che le unisce. I francesi partono di testa, e hanno ragione, dell'atmosfera, questa atmosfera pigra, quando al tramonto le macchine e le moto vanno e tu stai lì e la baguette e mangi e bevi, stai tranquillo e sei cullato da questa atmosfera che dovrebbe essere la più incasinata e casinista possibile, invece scopri che è dolcissima, quasi romantica, quasi struggente. E cioè, è questo l'aspetto che piace di Le Mans. Dopo chi vince, vince, chi perde, perde. Cioè, è vero. Però diciamo che abbiamo parlato di Formula 1, abbiamo parlato di Le Mans, abbiamo parlato di quell'esperienza incredibile in McLaren con due totem, ma c'è stato anche un bellissimo tandem di vittorie in Superturismo per te, quando il Superturismo era declinato dai grandi marchi, insomma, con tutto il rispetto per il TCR di oggi, ma il Superturismo del tempo era davvero l'Everest delle ruote coperte. Sì, è un peccato perché a quel tempo si erano creati questi presupposti, più che sono stati creati dagli organizzatori nella figura della Salerno Corse, che hanno creduto ad un modo di correre che fino a poco prima un format era per piloti, diciamo, vecchi e non erano gare tanto spettacolari. Tele Monte Carlo, che ci aveva creduto con Giovanni Di Pillo a commentare che era il Mario Donnini del microfono, diciamo. E piano piano, e anche un gruppo di piloti italiani, Ravaglia, Giovanardi, Tarquini, Morbidelli, Naspetti, Tamburini. Capello, chiaramente, Tamburini, no? E era un po' la tempesta perfetta, e la gente andava a vedere le gare, gente ti fermava il lunedì per la strada e ti chiedeva il perché
quella sportellata, perché quel sorpasso. Che bella epopea che è stata. I format delle gare venivano fatti in funzione dello spettacolo e non in funzione dei clienti, tra virgolette, che oggi sono i partecipanti che pagano l'iscrizione, no? I regolamenti, gli orari e tutto vengono fatti oggi per che siano di gradimento per quelli che partecipano. A quel tempo il vero ospite era il pubblico, perché il pubblico c'era sul serio. E non lo so che cosa dovremmo fare, ma di sicuro quella era un'epoca in cui non c'era solo Formula 1, c'era tanta Italia e c'era quella, il sabato e domenica bella passione. C'era una programmazione veramente imponente. Mario, che bella epopea è stata quella del Superciclismo. Ma è stata una bella epopea anche perché è stato l'incontrarsi di strane situazioni. Cioè, la Formula 1 delle prequalifiche aveva rovinato mezza generazione di piloti italiani che improvvisamente si ritrovavano convogliati in un momento in cui le case, italiane e non, potevano avere dei budget, degli sponsor e delle capacità di spesa incredibili. Quindi era una specie di seconda possibilità nella vita data dei professionisti stupendi che sarebbero restati professionisti proprio grazie al superturismo. È verissimo. E quindi è stato un incrociarsi storico di fattori tra loro addirittura anche indipendenti ma virtuosi. E poi la sua grande fortuna è stata quella di vedere, di sfidanzarsi dalla BMW, con la quale aveva avuto un rapporto importante da ragazzo, cioè non da ragazzo insomma, ma diciamo da pilota giovane. Quando rischiava di non arrivare in Formula 1, lui si era comunque guadagnato la pensione perché stava, era un uomo BMW, e attenzione che la BMW in quegli anni non ti lasciava, cioè se diventavi uomo BMW ci restavi, tu guarda la vaglia. Pirro invece, a differenza di Ravaglia, fa una cosa assolutamente incredibile, strana e coraggiosa, come Hamilton che passa alla Mercedes, passa all'Audi, che ha una macchina molto buona subito, che ha la 4 e sfonda, e poi soprattutto si mette in una situazione, fa windsurf su un'onda interessante, perché l'Audi non muore nel superturismo quando muore il superturismo, tra virgolette, poi il superturismo non muore, diventa europeo, eccetera, però voglio dire, si ammoscia un po'. E lui invece si ritrova nell'epopea Audi, addirittura lui è uno degli uomini Audi della prima ora, che diventa, prima fa la con la McLaren Deep Share, va a provare a nasare un po' la 24 ore delle Mans, e poi si ritrova col primo prototipo, l'R8. No, ma hai fatto una considerazione assolutamente vera rispetto al fatto che molti piloti italiani fossero fagocitati da quel diabolico meccanismo delle prequalifiche e che abbiano avuto nel superturismo la possibilità di restare ad alta quota in un grande palcoscenico. Quindi guarda, no. Guarda Tarquini. E poi nel tempo quella parentesi gli è assolutamente valsa una carriera, quindi quello che hai detto tu è certamente verissimo. Emanuele, andiamo a chiudere. Tu adesso sei non solo testimonial ma anche super consulente per la Lamborghini, c'è questa nuova Hypercar, la SVC, tratteggiaci qualcosa di questa straordinaria vettura. Emanuele non c'è più. Eccomi. Mi sento, ma ho fatto un cambiamento tecnico per ricaricare la batteria del telefono. Mi sentite? Sì, noi sì. Ti sentiamo. Un po' meno bene di prima, però ti sentiamo. Non so se hai sentito il lancio che ho fatto dell'argomento. Sì, eccomi qua, sono di nuovo con voi. Perfetto. Il bello della diretta, Mario, questo. Assolutamente sì. Ci sei, Emanuele? Eccomi qua. Bene, allora. Forte e chiaro. Forte e chiaro. Questa SVC, insomma, cresce bene, più che bene. Raccontaci, insomma, andiamo a segnare il perimetro di questa macchina. Ah, SCV12. Questo è un... Ho sbagliato l'ordine delle lettere. SCV12, per non sbagliarti, significa squadra corse V12, no? Sì. E questo è il progetto di cui io sono responsabile, è la nuova Hypercar di Lamborghini, che è una macchina, diciamo, no limits, fatta solo per essere guidata in pista, perciò chi la compra la guiderà in pista portata da noi come se fosse una macchina da gara, però è una macchina fatta
che non, senza vincoli di nessun regolamento, perciò veramente no limits con il DNA chiaramente italiano e Lamborghini che è motore. C'è un concept 12. Estremo proprio, dai. E per me è stato un'avventura e anche una sfida bellissima da quando sono adolescente, diciamo, il mio sogno era di fare il pilota, ma subito dopo di fare l'ingegnere, cioè la tecnica, la tecnologia mi è sempre piaciuta. E qui adesso con questo progetto ho avuto l'opportunità di seguirlo dall'inizio proprio, quasi da quando era un foglio bianco, e adesso siamo nell'ultima fase dello sviluppo in pista, perciò mi sono anche ritrovato, ecco qua sono alla guida della macchina in pista, mi sono ritrovato una voglia e anche mi sono rispolverato quella polvere o ruggine che pensavo di avere, forse di più di quella che in realtà c'era, perciò è un bel momento, diciamo, siamo vicini al completamento dello sviluppo, siamo io e Raffaele Gianmaria che ci alterniamo alla guida con tutti i tecnici. Un nostro caro amico che salutiamo, Raffaele, anche mio. È stato il nostro ospite, pregiato ospite. E tra poco, anzi, la macchina avrà due sedili, la possibilità di avere due sedili, perciò penso che arriverà il momento in cui inviteremo qualcuno a sedersi a Mario, fianco. Mario, candidati, Mario. Perché no? Perciò quando sto Covid dannatissimo smetterà di perseguitarci. Stavo pensando, caro Emanuele, che tu hai la stessa età del nostro carissimo amico Luigi Moccia, che è stato il tramite fra di noi, quindi un salutone a Luigi, avete la stessa età, mi pare, no? Stesso anno. Siete sulla stessa, diciamo... Sì, ma no? Più che la stessa età abbiamo in comune la stessa... passione. Sì, passione, amore per le corse, anche in qualche modo semplicità per certe cose. Gino, perché io lo chiamo Gino, sì. È una persona che io ho sempre stimato, ammirato e mi piace un sacco. Grande Gino, che salutiamo con grande affetto, insomma, il nostro super Gino. Una considerazione di chiusura, Mario, tu che dispensi sempre delle perle in qualunque condizione, dicene una delle tue. Guarda, io la considerazione la faccio semplice e corta, la parte, anche se non è che vorrei suonare la gran cassa alla serata, però voglio dire, c'è un aspetto che vorrei sottolineare, e che è passata come un incontro tra entusiasti di automobilismo, e questa è una cosa bella perché non abbiamo detto male di nessuno, abbiamo parlato delle cose che ci piacciono e avevamo questi incontri sui telefonini consentono di vedere gli occhi di tutti contemporaneamente, e per tutta la durata della trasmissione abbiamo avuto gli occhi brillanti dei bambini davanti al negozio di dolci. Allora questa, per gente come me, Emanuele, pur con vicende completamente diverse personali, però che siamo da tanti anni comunque nelle corse, e anche per te è una gran bella cosa riuscire a mantenere l'entusiasmo da bambini, passare una bellissima serata come al bar tra amici, e il bar lo considero, il bar degli amici lo considero una cosa molto bella. Sì, assolutamente. Da questo punto di vista io vi ringrazio entrambi perché ho passato veramente un momento grato e lieto. Io ringrazio te, mi scuso per la connessione, insomma un po' ballerina, motivo che mi ha impedito di leggere tutte le varie considerazioni del nostro pubblico, ci rifaremo in un'altra occasione. Ringrazio Mario perché è sempre, diciamo, un top player nel mondo del giornalismo, io lo considero veramente una stella polare, lui lo sa, lo dico pubblicamente, lo dico privatamente, e ringrazio Emanuele Pirro perché mi aveva consegnato nella occasione precedente in cui ci eravamo incontrati un'altra, diciamo così, dimensione personale, mi era sembrato una persona un po' più sfuggente, un po' più algida, ma figlia probabilmente di... Algida, come il cornetto, figlia probabilmente di quella situazione di fretta. Invece ho scoperto essere una persona squisita, semplice, assolutamente disponibile e umanamente rilevante. Quindi devo farti i miei complimenti non solo per la carriera, Emanuele, ma anche per
la quota umana che mi hai fatto trasparire è veramente di alto livello, quindi è stato un piacere conoscerti non solo per quello che hai fatto nel motorsport, ma anche per come ti sei posto con una genuinità veramente che è di pochi. Io ringrazio Pietro Vizzari per la regia tecnica sempre imprescindibile, ringrazio tutti gli appassionati del motorsport, giovedì avremo altri due ospiti top che ci hanno fatto compagnia stasera, Emanuele Pirro, un pilota di altissimo livello, Mario Donnini, un giornalista di altissimo livello, un bacione, grazie a voi e a presto, ciao, e buona serata. A tutti. Ciao.